separare, congiungere, spargere all'aria, racchiudere nel pugno, trattenere, fra le labbra il sapore, dividere, i secondi dai minuti, discernere nel cadere della sera, questa sera, da ieri, da domani. Un volo e in un attimo la stanza fu colma d'un sentore acre d'estate. La tua voce si spense con la luce che moriva nel nero del fogliame. Un fiato caldo alitava, ci cingeva e restammo supine ad aspettare. Un'altra notte ritorna, un'altra attesa serpeggia fra il canneto. Nel mio letto non voglio ritornare. So che la luna ti ruba mentre dormi. La freschezza poi ti spolpa le carni e con le ossa si infila due pendenti e una collana. Sciato mio, sciato, si respiro, respiro pata o bocca, se talio, talio, prito l'occhi, appresso a Dio, imparo a cercare in calorteche, a giazzera, caporta, a lumari. Paola Pace che ha appena letto le poesie di Goliarda Sapienza. Benvenuti a tutte e tutte, siamo qui stasera per festeggiare il compleanno di Goliarda Sapienza. L'arte della gioia e i libri di Goliarda sono stati tra i più amati e i più letti dalle lettrici e dai lettori di Tuba e quindi siamo felicissime di festeggiarla. Abbiamo invitato le amiche di Tuba, gli amici di Tuba a portare le loro pagine preferite di Goliarda e a condividerle. Scusate, non stavo portando via il volume e a condividerle con la piazza. Speriamo che leggere Goliarda faccia andare via la pioggia e grazie a tutte e tutte per essere qui. Il microfono è aperto e la prima coraggiosa può prenderlo. Vicino possibile. Era mia intenzione fino a qualche minuto fa, di fronte al ricordo di una delle tappe d'obbligo che la vita ci impone, quella di essere abbandonati o di abbandonare, di tacere l'episodio dell'abbandono di Carmine. Ma le sue parole si sono impadronite del diritto di vivere senza il permesso della mia intelligenza, come sempre nelle vicende del cuore. Ma non preoccupatevi, non starò a raccontarvi passo per passo la lotta che ognuno conosce per dimenticare. Soffrì esattamente come tutti, ma l'amore non è assoluto e nemmeno eterno, e non c'è solo amore fra uomo e donna, possibilmente consacrato. Si poteva amare un uomo, una donna, un albero e forse anche un asino, come dice Shakespeare. Il male sta nelle parole che la tradizione ha voluto assolute, nei significati snaturati che le parole continuano a rivestire. Mentiva la parola amore, esattamente come la parola morte. Mentivano molte parole, mentivano quasi tutte. Ecco che cosa dovevo fare, studiare le parole esattamente come si studiano le piante, gli animali, e poi ripulirle dalla muffa, liberarle dalle incrostazioni di secoli di tradizione, inventarne delle nuove e soprattutto scartare per non servirsi più di quelle che l'uso quotidiano adopera con maggiore frequenza, le più marce, come sublime, dovere, tradizione, abnegazione, umiltà, anima, pudore, cuore, eroismo, sentimento, pietà, sacrificio, rassegnazione. Imparai a leggere i libri in un altro modo. Man mano che incontravo una certa parola, un certo aggettivo, li tiravo fuori dal loro contesto e li analizzavo per vedere se si potevano usare nel mio contesto.
in quel primo tentativo di individuare la bugia nascosta dietro le parole, anche per me suggestive, mi accorsi di quante di esse e quindi di quanti falsi concetti ero stata vittima. E il mio odio crebbe giorno per giorno, l'odio di scoprirsi ingannati. Trovai le parole per uccidere Carmine, trovai ciò che tutti i poeti sanno, che si può uccidere con le parole, oltre che con il coltello e il veleno. Giovanna Providenti è appunto scritto la biografia di Goliarda e vi volevo leggere, quindi siccome nella biografia ho usato, grazie ad Angelo Pellegrino che mi ha messo a disposizione l'archivio, e ho fatto appunto uso delle lettere di Goliarda, dei brani del diario, cioè ho letto un intero diario, e poi anche di questa cosa bellissima che è Lettera Aperta, versione originale, diciamo, perché Lettera Aperta appunto è stato pubblicato prima da Garzanti e poi da Sellerio, però tagliato. E in realtà appunto Angelo mi ha dato la possibilità di leggere il libro come lei lo aveva scritto interamente, e io ho molto usato la parte inedita, diciamo. Allora, il brano che vi leggo inizia con una mia piccola quattro righe che scrivo io, e poi appunto vi leggo questa citazione tratta da, è una delle tante tratte dalla Lettera Aperta inedito. Quindi riguarda appunto il rapporto con la madre, Maria Giudice. La madre di Goliarda Sapienza, nel romanzo Lettera Aperta, appare come una donna che si distingue da tutte le altre, donnette che non sanno far altro che aspettare un marito, al punto da far credere alla figlia di non avere il sangue, dato che parlava con gli uomini come un uomo e non aveva un marito lei, ma un compagno. E anche la madre severa, che dà due schiaffi alla figlia quando la scopre sperimentare atti erotici con Nica, l'amica d'infanzia e sorella da parte di padre. E qui inizia la citazione di Goliarda. Essi, anche nell'erotismo, non parliamo d'amore, anche nell'erotismo, come nel suicidio, come nel fare le sedie, bisogna essere professionisti, e con i loro schiaffi, questi atei religiosi, o questi religiosi religiosi, ci costringono a essere dei dilettanti per tutta la vita, dilettanti nella cosa che è sicuramente una delle più importanti e più difficili, e che avrebbe bisogno di allenamento, più di qualsiasi altro mestiere e arte che scegliamo. In ginocchio, cominciavo ad avere sonno, non piangevo, sapevo che era male quel matrimonio e che la punizione sarebbe arrivata, sapevo che mia madre non ne avrebbe più parlato, ero responsabile di quello che facevo, non dovevo chiedere scusa né rifarlo, e non vidi più Nica, non scesi più nel cortile per paura di vederla. In Lettera Aperta è Maria Giudice ad urlare, non la stuprare, terrorizzata all'idea che il suo stesso compagno possa abusare di una delle figlie. Nella poesia Mia madre, scritta poco dopo la morte di lei nel 1954, il corpo possente di Maria viene descritto come spossato da parti tremendi e schiantato da lunghi congiungimenti. E molti anni dopo, nei diari, viene ricordata come una donna senza scandalo, serena e rassicurante nei confronti del sesso. E qui una citazione dai Tacquini, ed è l'ultimo. Certo che Maria era impareggiabile, quindi scrive Goliarda nei suoi diari, certo che Maria era impareggiabile quando rispondeva ai bambini sul parto, il sesso, eccetera. A me, che una notte che guardavamo le stelle sedute sul balcone del salone e che chissà perché le chiesi come avveniva l'atto intimo dell'amore, sì, insomma, di quando nascono i bambini, lei mi raccontò che il corpo dell'uomo e della donna sono fatti per divenire nell'amplesso un solo albero. E sì, due begli alberi, dai lunghi rami modellati dalla natura di curve,
anfratti, dove uno può entrare nell'altro e divenire unico albero meraviglioso dell'amore. Avevo 11 anni e sempre da allora ogni corpo di ragazzo mi appare come un bel pino o una quercia. Io mi chiamo Paola Storica, ho scelto delle poesie, sono molto brevi e piuttosto tristi. Non posso chiudere gli occhi, abbacinata dal suo viso falciato sul cuscino fra l'alba e il giorno, ma svegliata, devo guardare il ricadere della ghigliottina. Sebbene l'odio oggi più che mai, non voglio perderlo mai, e l'afferro per le caviglie e i polsi, non perderlo mai. Là dove il sangue s'aggruma in nodi cartacei di pene e trama vene di ricordi quagliati, morde la vita. Non andare, rimani, l'aria si gela intorno alle mie mani, si incrinano gli specchi, nei tuoi occhi l'azzurro a vuoti d'acciaio, alle tue spalle un'altra attesa spalanca i corridoi e non ho forza di percorrerli ancora, non ho forza di strisciare carponi lungo i muri. Sono Nella Condorelli, sono siciliana, dall'arte della gioia ho scelto due pagine che raccontano un po' sinteticamente tutto il percorso dell'emancipazione dei braccianti siciliani, che è la storia di Modesta. E per farmi rispettare cominciai a studiare sulle mappe della proprietà i confini, le aree, i muri divisori di quegli immensi feudi. C'era sempre qualche causa in corso. Il codice civile, la principessa me lo aveva dato dicendomi: guardatelo, è l'unico modo per non farsi rubare troppo da avvocati, sensali e notai. Ogni lunedì ascoltavo Carmine sulle nuove colture, sul raccolto. Le braccia mancavano per via della mobilitazione generale. I sovrastanti e i braccianti chiedevano sempre di più. Nei campi di Licata un agnello era stato trovato con le gambe spezzate. Era un avvertimento. Bisognava trattare con loro o tutto il bestiame sarebbe finito nel bosco della Figuzza. Là, chi ci poteva mettere piede? Sarebbe diventato scatolame per il fronte. A sud della Valle del Pove, una colata di lavi che aveva distrutto salme e salme di uliveti. Dal nord non arrivava più niente. Alla Fiat gli scioperi avevano bloccato tutto e i prezzi salivano alle stelle. Il pane da 53 centesimi, che costava nel 15, era arrivato a 56 centesimi al chilo. La pasta da 71 centesimi a 95. E come se non bastasse, in agosto nel continente e precisamente a Torino c'era stata una sommossa proprio per il pane. Anche qui, voscenza mi creda, lo scontento aumenta. Al fronte i soldati sono pieni di queste idee di ribellione e prima o poi ci torneranno. I senza Dio possono alzare la testa anche da noi. Non ci scordiamo del 93. E oggi non c'è nell'isola un uomo come Crispi. Teniamo presente che sempre a Torino hanno saccheggiato e bruciato la chiesa di San Bernardino. Ora sapevo chi erano quei miserabili senza Dio e anche di quel Crispi sapevo che aveva col sangue fermato la rivoluzione. Da Jacopo lo avevo saputo. In quel libro di Voltaire, nel margine, c'era un quadrato listato di nero dove lui aveva scritto: dovrei rallegrarmi per la vittoria del sanguinoso Crispi, ma l'esultanza di tutti non trova eco nel mio animo. So troppo bene che noi siamo una razza finita, ma avrei preferito morire per mano dei contadini e non dissanguato dai gabellotti, perché questa sarà la nostra fine.
Roberta e ho sempre amato tantissimo questo brano che è la chiusura del filo di mezzogiorno, quindi lo leggo per tutti voi. Ogni individuo ha il suo segreto, sentite? Sì? Ogni individuo ha il suo segreto, che porta chiuso in sé fin dalla nascita. Segreto di profumo di tiglio, di rosa, di gelsomino. Profumo segreto, sempre diverso, sempre nuovo, unico, irripetibile. Segreto di impronte digitali, graffito inesplicabile, sempre nuovo, diverso, sempre unico, irripetibile. Segreto di occhi azzurri, eco del segreto dello spazio segreto di occhi neri. Eco del segreto della notte segreto di occhi grigi. Eco di segreto di disegno di nuvole, sempre dissimile. Impensato segreto di occhi verdi. Eco del segreto di profondità marine danzanti di alberi di corallo. Alberi di sangue? Segreto di sangue pietrificato. Ogni individuo ha il suo segreto. Non violate questo segreto. Non lo sezionate, non lo catalogate per vostra tranquillità, per paura di percepire il profumo del vostro segreto sconosciuto e insondabile a voi stessi, che portate chiuso in voi fin dalla nascita, sconosciuto e insondabile a voi stessi. Ogni individuo ha il suo segreto, ogni individuo ha la sua morte in solitudine, morte per ferro, morte per dolcezza, morte per fuoco, morte per acqua, morte per sazietà, unica e irripetibile. Ogni individuo ha il suo diritto al suo segreto e della sua morte. E come posso io vivere o morire se non rientro in possesso di questo mio diritto? È per questo che ho scritto, per chiedere a voi di ridarmi questo diritto. E quando, finito questo lavoro del lutto e sotto la fatica di panni, vestiti, scarpe e calze nere, una carne fragile e forte, calda e vulnerabile al gelo, che sicuramente mi ricrescerà e chiederà affamata aria, luce, carezze, pane, chiederà strade per camminare, voci da ascoltare, visi da guardare, vento, pioggia, sole e frescura. E se camminando nel bosco sconosciuto della vita avrò voglia di correre e morirò schiantata da una corsa felice nel sole, controvento, se morirò per la sorpresa di qualche nuovo viso, incontro, nascosto dietro un albero in attesa, se morrò fulminata dal fulmine della gioia, soffocata da un abbraccio troppo forte, annegata in una tempesta di emozioni, trascinanti verso un mare che invisibile attende dietro la notte, se morirò svenata dalle ferite aperte di un amore perduto, non più richiuse, se morirò pugnalata dalla lama affilata di uno sguardo crudele, vi chiedo solo questo: non cercate di spiegarvi la mia morte, non la sezionate, non la catalogate per vostra tranquillità, per paura della vostra morte, ma al massimo pensate, non lo dite forte, la parola tradisce, non lo dite forte, ma pensate dentro di voi, è morta perché ha vissuto. Annika, morta nel bombardamento di Catania dell'aprile 1942. E non ci furono più giorni né notti, solo un liso sudario, sbigottire della luce schiacciata contro i muri, rari muri, come denti cariati, fra le labbra convulse della terra. E non ci furono più albe o tramonti, solo uccelli sciallati con mammelle nel fuoco dei motori. E non ci furono più alberi, ombre, né vecchi, né carusi, né picciotti, solo corpi snudati senza testa, fra la pioggia di cenere e di grida. E non ci furono più strade, palazzi, solo piazze, deserti, dune fumanti, fosse chiuse sui vivi e sui morenti. E si videro topi inferociti mordicchiare frenetici le mani d'un soldato seduto addormentato contro il palo divelto del lampione che un tempo tu tiravi per entrare nel basso profumato di minestra bollente, di lescivia. Ti turbava l'odore di quel basso, mi dicesti sommessa dietro il banco, non sapevi quell'altro dolce di sangue che travolse i tuoi sensi quella sera, quell'odore di fumo e calcinaccio, quell'odore di carne macellata che tu uccise ancor prima dello schianto che liberò per i muri e il cortile. Ci inseguiva l'urlo dissennato di sirena d'allarme senza tregua, ci invitava a fuggire, non ti vidi varcare quella soglia, solo il moto danzante delle trecce sulle spalle tue esili e il balenio dei quaderni sbattuti sul selciato. E non ci furono più giorni né notti, né voci né silenzi, solo il latrare di cani, di motori, tra l'accendersi d'odio di Bengala e nel liquore oscillante di quell'ira si videro donne
sfocate, scarmigliate, con le palpebre enfiate senza ciglia, avanzare tenendosi per mano, caldo, sangue scorreva sulle guance, calde, lacrime rosse, tatuate. Vicino alla fontanetta. Ora parli con me e mi talincia all'occhio. Ma domande che ti posso rispondere? Siamo cresciuti. La fontana continua a gittare acqua. Tu porti ora tu giorni invece che una come a mia. Un chiocchicchio alla seppicchia sotto lampione. Pigli un fisco allo balcone. E la mattina le cose a vesta risita un festino. Bene, facciamo conto che è un necano scemo, come se non avessimo giocato un semolo a rina. Eppure lo sai che mi aiutasse a scavare una fossa fino a quando toccammo l'acqua no fondo, l'acqua do mare. A mia madre, quando tornerò sarà notte fonda, quando tornerò saranno mute le cose, nessuno mi aspetterà in quel letto di terra, nessuno mi accoglierà in quel silenzio di terra, nessuno mi consolerà per tutte le parti già morte che porto in me con rassegnata impotenza. Nessuno mi consolerà per quegli attimi perduti, per quei suoni scordati che da tempo viaggiano al mio fianco e fanno denso il respiro, melmosa la lingua. Quando verrò, solo una fessura basterà a contenermi e nessuna mano spianerà la terra sotto le guance gelide, nessuna mano si opporrà alla fretta della vanga, al suo ritmo indifferente per quella fine estranea, ripugnante. Potessi in quella notte vuota posare la mia fronte sul tuo seno grande di sempre, potessi rivestirmi del tuo braccio e tenendo nelle mani il tuo polso affilato da pensieri accumulati, da terrori taglienti, potessi in quella notte risentire il mio corpo lungo il tuo possente, materno, spossato da parti tremendi, schiantato da lunghi congiungimenti. Ma troppo tarda la mia notte e tu non puoi aspettare oltre. E nessuno spianerà la terra sotto il mio fianco. Nessuno si opporrà alla fretta che prende gli uomini davanti a una bara. Ora so tu mi vuoi generare dal tuo fianco di uomo, concimare del tuo sguardo di uomo, ma so anche questo, che maturare posso solo gridando sotto il tuo peso. C'è una partita fra me e lui, aperta. Domani si vedrà, a mezzogiorno, se la sua morte o la mia murerà il riquadro della finestra. Senti.
senza sospetto corri sotto il sole, senza sospetto il ventre appesantito dal serpe del tuo sangue, spaccati i seni dal primo aprirsi al sudore della maglietta di filo bianco di Scozia. Corri e non sai che questa notte la luna accovacciata sul balcone spierà il tuo assopirti e senza parere ti sfilerà l'infanzia da sotto il cuscino. A te che passi e porti la tua gioia fra le braccia, sul seno controvento, non ti fermi, non guardi, e la parola mi muore fra le mani e non ho fiato. Picchi, mi chiami a così, chi vuoi di mia? A tuo corno è fritto ora, prima o me volesse vasare. A mio padre. Secondo una fotografia di mio padre adolescente. Era magro e bianco. Taceva. Un giorno gridò rivolto al mare. Quel grido saldò le mie giunture con odio incorruttibile e bifame. Secondo una fotografia di mio padre giovane. Voglio un figlio da te che mi sei padre. Con le sue mani il coperchio della bara inchioderò sul tuo corpo vivo. È predisposto. La tua vita è in riva al mare, la mia morte in fondo al pozzo. È predisposto. La tavola apparecchiata con vetri e con coltelli. È predisposto da tempo il tuo tornare al mio pozzo d'acqua piovana. Il monte, il mare, i fiumi del tuo ventre, le albe della tua fronte, questo vorrei ritrovare. La luna che si ingravida del monte ride e chiama la lava, i terremoti, l'amore, la violenza, nei crocicchi dove i ciechi, gli storpi, i sordomuti cantano le novene a pagamento. La paura ha una faccia grande di luna e due soldi per occhi. Se mentre dormi ti guarda, sei perduta. Senza figli vivrai e morirai disprezzata da tutti, senza lenzuola. Quante volte hai richiuso l'uscio alle mie spalle, rigirata la chiave una, due volte, ho aspettato la fronte sul legno della tua assenza. Non scherzare di notte fuori dall'uscio. Il vento di scirocco porta profumo di zagara e di mosto. Fa cadere le ragazze ferendole alle cosce. E il sentore di mosto spiaccicato sulle carni richiama 100 cani. 100 cani ti mordono se cadi e una cagna sarai, sola, additata.
scavo fra le tue labbra con le dita e trovo acqua, farina, il sale. Un pezzo tratto da Io Jean Gabin, tutto qua non si vede niente, un faro tipo teatro, vabbè, meglio, d'accordo. È iniquo, che è un romanzo che racconta di lei piccola, racconta di Catania, della sua passione per il cinema, per Jean Gabin, ma racconta tantissimo della sua famiglia. E mi piace moltissimo perché mi fa sentire come si è formata questa persona straordinaria che è Goliarda Sapienza. In questa scena c'è una festa in casa, in famiglia, e i fratelli di Goliarda stanno suonando degli strumenti. Lei comincia ad applaudire entusiasta e il padre dice: dimostrarsi troppo entusiasti degli intimi non è, diciamo, educato. Può apparire non vero entusiasmo per un talento, ma apprezzamento preconcetto, di parte, in una parola, mafioso. E la mafia si deve odiare, se possibile, più dei fascisti, eradicarla da sé con tenacia. Non sono mafiosa, papà, lo giuro. Ma certo che non sei mafiosa, Goliarda. E neanche fascista, giuro. E come potresti esserlo, piccola? Tutti copiamo un germe di queste porcherie dentro. Queste sono le parole di Maria. Troppo severa la mamma certe volte, vero Nunzio? Eh sì, ma lo fa a fin di bene, con tutto sto fascismo che sguazza intorno. Ma perché piangevi così prima? Che c'era da piangere? Giurami una cosa, papà. Come, così, al buio? Al buio, sì. Beh, se viene da te ha da essere buona, e non ho timore a giurare. Giuralo su Goliardo, tuo figlio, che amavi sopra tutti. Ma giurare su un morto amato è vero giuramento, Iuzza. Vabbè, mi fido di te. Giuro su Goliardo che farò quello che vuoi. Cos'è che ti preme tanto? Giurami che anche se il fascismo diventerà il più potente dei potenti dei potenti, tu lotterai sempre per i poveri, che anche loro possono studiare come a mia e non essere più umiliati dagli altri. Lo giuro, Goliarda, lo giuro sulla tua testa che mi è oggi cara come mi fu la testa di Goliardo. E ora cantami l'Internazionale. Te la canto piano però, perché di là c'è tanta gente che non conosciamo, vero Nunzio? Lo sai che Nunzio è rimasto fino a notte per vederti e che ora dorme con noi. Che bello, così domani ci vediamo, è bello vedersi la mattina, ma ora canta papà. Tu canti e io penso a Goliardo. Appena la bella voce fonda iniziò la melodia proibita, la pace che avevo perduto ricominciò a fluire nel mio sangue dolcemente. O fu il calore delle braccia che mi tenevano, l'avvocato aveva sempre le mani calde anche in pieno inverno, o la rosa di gelsomino all'occhiello che emanava un odore forte da stordire, certo è che mi sentii sprofondare in un grande sonno. Volevo tenere gli occhi aperti per seguire bene le parole fissando le labbra carnose, i denti spavillanti di mio padre, ma non ce la facevo a resistere alle carezze dell'oblio che con dita accuse tiravano giù e nel chiudere le palpebre vidi lacrime che scorrevano sulle guance dell'avvocato. Com'era possibile? Quell'uomo di ferro che piangeva. In un ultimo sforzo, rivoltando la testa verso Nunzio, lo fissai. Anche lì lacrime grosse come perle colavano lungo le guance arrossate dal vino, i baffi, la barba fitta e rossa da gigante. Un gigante che piange, pensai, e mi addormentai di botto. Quei giorni, a casa Sapienza, non si fece che parlare della mia scena madre. L'avessi vista, Milcare. Una vera attrice, un tempo incredibile, il volto ispirato, le mani che continuano ad applaudire mentre lacrime e singhiozzi. Ma io soffrivo veramente, osai scioccamente replicare. Ma certo, certo, questo non toglie che tutto il dolore era così perfetto da parere finto. Scommetto che sapresti rifarlo. Certo che saprei, Arminio, ma non subito. Hai presente quando rifaccio la paura che mi prendeva da piccola del professore Isaia e dei morsi delle sue maledette pulci? Lo sai che ti dico? Quello le addestrava apposta per scagliarle dietro a quegli animaletti scemi e troppo nutriti dei suoi allievi. Col tempo però potrò pure fare quel pianto di ieri sera. Ma che forse hai letto L'attore di Diderot? Che cos'è, un romanzo? Quasi. Me lo dai? È un po' difficile. Difficile? Quando non capisco vengo da te. E certo, così cominci a darmi un supplizio come fu per il dizionario di Voltaire. Tu mi devi educare, così ha detto la mamma. Anzi, ha detto che devi correggere l'educazione che a scuola mi impartiscono. Dannazione, che male ho fatto a salvarti dalla sporcizia di quest'isola.
dico Anno. Perché? Ciao. Ne sceste sola? Petegole correve? Resta notte, a raro lampione. Te scantaste, chianciste. Che dolore. O me le vedete crescere, sola, pesciate. O sente ruto chianto, o me le vedete viso scolorire. E sto dolce pallore, ora luce, sicuro. A tenaglia, usciato, e l'occhi, mi grida. O neri. Da lui imparai l'arte, che ancora non sapevo, di entrare e uscire dalla mia terra, dimenticarla a tratti, viaggiando per continenti e oceani diversi, per ritrovarla poi nuova e sempre più ricca di ricordi e sensazioni stratificati. E che dire delle nostre sere e notti, poterle fermare? Questo ritrovarsi soli, le mani nelle mani, gli occhi negli occhi, a raccontarsi impressioni, intuizioni, parole. Parlano tanto del primo amore, Marco. Mentono, come per tutto il resto. È così, Modesta. Anch'io non avrei mai immaginato, e purtroppo bisogna arrivare alla nostra età per saperlo. Hai visto oggi sul ponte come ci guardavano quei ragazzi? Ho quasi avuto la tentazione di dirglielo, ma non mi avrebbero creduto. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale di sfidare il tempo in due, d'essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile, prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo, pesante e lieve, e mi prende come ora fa, o mi bacia tra le gambe, proprio come Tutsu faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo, pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta. Alla fine degli anni 70, scrivendo all'amica attrice Piera degli Esposti, che si trova ricoverata in clinica per una grave malattia simile alla tubercolosi, le torna il ricordo del periodo appunto in cui era durante la guerra, in cui ha avuto la tubercolosi anche lei. Quindi vi leggo direttamente la lettera che è scritta, che appunto metto nella biografia. Sono stata malatissima 4 anni nella pubertà e 3 anni dai 20 ai 23. È cosa agghiacciante, malattia simile alla tua, lunga, con interventi dolorosi, ora al collo, ora al seno, ora all'inguine. La tua malattia mi ha ricordato il dolore. Leggo perché purtroppo è scritto molto piccolo. Mi ha riportato al dolore vuoto, non dolore sano, tragico, pieno d'umori vitali. Il dolore vuoto di quando mia madre cadde nelle grinfie della malattia pazzia. Voleva questo mia madre, vogliamo la malattia noi. E questo dubbio che turba la coscienza. E Gigi, Aia, Paola non cercano forse solo il fallimento e la pazzia, malattia che lì è messo. È questo che turba la coscienza e fa dubitare. E come allora un cerchio di indifferenza mi si chiuse intorno e ancora mi tiene. È una condizione di sorda indifferenza e malinconia della quale non riesco a uscire. Piera mia, scusa la durezza di queste parole. Ah, di questa lettera. Ma come noi due sappiamo, la nostra amicizia non è mai stata un divano comodo di complicità e mollezza,
ma una palestra lucida di scontro e volontà di cercare, conoscere, sperimentare. So di responsabilizzarti con queste parole egoistiche, ma come dicemmo una volta, l'amore è egoismo, necessità dell'altro, volontà di rubare all'altro, nutrirsi, mangiare ed essere mangiati. Ed io, senza la tua intelligenza e la tua forza di vita e di passione, vengo mutilata, ormai è chiaro, dell'arto dell'affettività e della fiducia. Riposati, Piera, guardati, curati, e io, come è stato con mio padre e con mia madre, non sarò in grado di compatirti, dirti parole buone. Da una lettera appunto di Piera degli Esposti del 1977. Scusate la lettura infame, ma purtroppo questo libro è stato scritto in un carattere molto piccolo per risparmiare. Se volete posso leggervi un altro brano sotto. Allora, io volevo leggere dei frammenti da L'arte della gioia. È vero questa luce? Infatti è tremenda. Capito? Culassa a strada vecchia a Pellanova, sape chi do calassa, ma non sape chi do cacciova, come diceva mia madre. E se quello doveva essere il mio destino, destino, altra parola di mia madre, ma c'era il destino. Ma quale destino è destino? Sta terra era destinata a restare un deserto di lava e noi, in tre generazioni, l'abbiamo resa fertile come a valle. Destino. Tutte chiacchiere inutili di donnette. L'ho detto, e questa parola, dalla quale prima non sapevo il significato, si stacca dalle mie emozioni per un attimo e la vedo. La posso toccare come un vaso, un bicchiere, un oggetto che puoi rigirare e osservare da tutte le parti. Ecco l'utilità di dire le cose. L'avventura è quella che l'individuo si sceglie, non qualcosa a cui ti obbligano. Il tuo desiderio d'avventura m'ha innervosito. Comprati la macchina che volevi e torna a gareggiare coi maschi come te. Parti per l'America, ruba, insomma, fa quello che vuoi. Ma che tutto nasca da te e non da un ordine del re, del duce o del Führer. Desiderare la guerra è già piegare il futuro, e non solo il tuo, verso la sventura. Lo vuoi capire sì o no? È l'ultima volta che cerco di farmi capire da te e dai maschi boriosi come te. Tu non appartieni allo Stato, né a me, e non ti illudere che io dia ordini, sangue di Giuda. Ma come si deve fare per farvi capire che molti desideri vi vengono inculcati dall'alto per usarvi? Che Carluzzo? Siamo pochi, nonna, pochi. È sempre stato così. E quei pochi a Milano, a Londra, a Parigi che ho conosciuto sono tristi. È sempre stato così, Carlo. Io non voglio essere triste come loro. Ma nella coscienza di essere diversi c'è anche la gioia, Carluzzo, se la si sa scovare. È vero, è questo che non vogliono capire. Come se si vergognassero d'essere felici, come se la felicità comportasse per forza essere come gli altri, superficiali, vanesi. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia, piena dell'eccitazione vitale di sfidare il tempo in due, d'essere compagni nel dilatarlo, vivendolo più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me, col suo bel corpo pesante e lieve, e mi prende come ora fa, o mi bacia fra le gambe proprio come Tuzzo faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte, forse, non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta.
No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta. Corre! Che lo sangue stai perdendo! Mia madre non è un figlio! Prima di nascere! Corre! Calo latte, si è acquagliato me lo petto! Sogno scuro! Donna mia! Hai l'acqua ghiacciata in un bicchiere! Non mi regalo soli e auto in tuo cielo. Non mi regalo la luna, s'ammocciò a Reromonte. Lo giorno è chino, la notte passò. Io ti aspetto allo balcone. Con la gioia dell'occhio voglio amarti, straniero, nemico, uomo, amante, nemico. Tu non sei padre di donne come vuoi sembrare, e se lo sguardo addolcisce la bugia del tuo sesso, s'affila in una lama. Io non temo il coltello, contenere posso il suo assalto senza sforzo e rubarti lo sperma. Donna e ladra, la natura m'ha fatta per godere e rubare e sottrarti la vita che tu temi di dare, uomo avaro che sperperi nei dubbi dell'essere o del non essere il tuo bene. A mio padre mi insegnasti un amore senza Dio, un amore difficile, terreno, per le donne e i carusi del quartiere, nero, grumo, di lava sotto il sole. Mi insegnasti un amore senza Dio, un amore carnale, pieno d'odio, per i vecchi corrosi dalla sete, contro il muro, buttati tra gli sputi. Mi insegnasti a discernere la flore della fame, rappreso nei capelli dell'amica di banco, a non temere il nitore sprezzante del suo basso. Mi insegnasti quel ridere che sboccia come fiore di sciara dal selciato e cresce nel calore dei cortili, s'avviluppa alla notte su per i balconi dove i cigni sgomenti delle tende si rinserrano lividi a celare mani lisce dall'unghie levigate. Mi portasti per strade, per vanette, a fatica tagliate nella lava, fra l'insonne delirio di carretti e banchi e palchi fissati per l'agonia di anguille laminate boccheggianti, fra i garofani accesi dalle grida di coltelli in scommesse balenanti nel verde insanguinato dei meloni.
anni, quel tuo ridere di lama, sussultante fra i denti, mi protesse dal terrore appostato nei cantoni, con scarpini attillati di mafiosi, in attesa impaziente, sbriciolata di cicche morse dal tacco di vernice. Quel tuo passo senza rimorsi mi protesse dai vicoli più scuri, dove ammiccano donne traballanti nel cuore verdino dei lumini, fra i seni rosei posati sul vassoio e le tenaglie infocate che la santa sogguarda col suo petto mutilato. Anni, nelle notti smerigliate dalla pomice rossa di scirocco, leggevamo vicini sul balcone in attesa dell'eco di frescura che in un grido si strappa dalla calura. Le mani dell'uomo nelle mie mani, travasavi le ceusa succo di bosco, stillanti miele nero sul piattino di pampini intrecciato in modo fino. Fino il tuo viso mi rideva nelle palme scottate da quel gelo, nel gelo acuminato di libeccio, fra i portici come oboe suonati dal fiato salso del mare, mi guidavi nell'antro trasudante di passione. Fendendo l'aria appannata dall'ansia dei picciotti, mi indicava fra la folla dei turchi, i paladini, la bellissima Angelica, fremente di bagliori di latta, e nel frastuono di ferrame veociante quel tuo riso luceva attorcigliato sul clamore alla spada d'Orlando sguainata in difesa del giusto e del meschino. Siculo Persiane Ramin Rahmi. Human Kiaras Shirazi. A mia madre. Che volta apriste l'occhio per guardare me? Tre volte sosperaste, stiraste le braccia, scusandoti, e senza parlare, ti sfilaste la vita come un cappotto, capisa, quando venne a bella stagione. Alle radici sabbiose del simeto, c'è un albero che si nutre alle tempie venate della luna, ai suoi rami si impiccano ogni notte le vedove coi bambini. Ancora un'ora o due, poi l'abbraccio del tuo corpo materno di terra, ancora un attimo, due, e poi
il silenzio delle tue mani dischiuse, ancora un sole, due, il pulsare di stella delle tue vene, poi il silenzio dell'albero di corallo, senza memoria di onde nel fondo del mare. È concluso, è terminato, è consumato l'incendio, si è fermato, si è chiuso il cerchio pietrificato, il tempo si è fermato, è consumato il delitto, si è bruciato il ricordo. L'ansia è cessata, una coltre di lava ha sigillato ogni cranio, ogni orbita svuotata, ogni bocca nel grid ha sigillato. Si è chiuso il cerchio, niente osa varcare il silenzio della lava, le formiche girano intorno al rogo spento, impazzite. Gessomino, girmoglia dalle tue mani posati sull'umido d'arrina, si rapono i tuoi occhi alle lampari che corrono a fondere o mari con le stelle. Brava! Università di Rebibbia. Tu come hai detto che ti chiami? Nome e cognome, dico. Goliarda Sapienza. Ammazzete! Ma qual è il cognome? Goliarda? No, Sapienza. E perché dici il nome prima del cognome? Non è che sei una politica? No, te l'ho detto, ho rubato. Non t'ho chiesto che hai fatto. Io volevo sapere se eri una politica e basta. E perché? 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 Perché rompono. Tu gli chiedi un po' di vino e loro non solo non te lo danno, ma te vogliono convincere delle loro idee. Sono fanatiche. È vero che il vino se ci metti tanto zucchero ubriaca prima? È certo, rispondo, pronta, comincio a capire il suo ritmo associativo. Tu lo bevi il vino? No. Lo vedi che sei una politica? Amarrò, digli la verità. T'ho detto la verità, Marrò, che sei sorda? E il latte perché lo bevi senza zucchero? È gratis lo zucchero qua. Perché non mi piace lo zucchero. Ma guarda, è per questo che non ti sei manco accorta che se l'è fregata Annunciazione il zucchero tuo? Chi è Annunciazione? Faccio stupita. Quella zozzona che è uscita si chiama Annunciazione. È zozza, ma buona Annunciazione. T'ha fregato lo zucchero, ma l'ha data a me. Quello che è giusto e te lo devo dire. C'ha la spesa, non senti che chiamano? Tu non la fai la spesa? Hanno chiamato? Certo che hanno chiamato, è proprio sorda questa. Allora vado. Senti, perché non ti fai segnare il vino? Poi quando mia madre si decide a mandarmi i soldi me lo faccio segnare io. Certo, quanto ne compro? Sentitela quanto ne compro. Un barile, una bottiglietta al giorno danno. Ma che credi di essere stata in albergo? Ride Marrò. E la sua risata franca comunica per la prima volta fra noi un'intesa da ragazzacce di strada che mi dà vigore. In un balzo sono fuori, ho una missione segreta per un'amica. Gli adulti non permettono alle ragazzine di bere il vino e io li devo frodare. Questa è la vita.
Si ripuo? Vai, certo. Mai rifiutarsi di vedere i lati sgradevoli della vita. Non conoscendoli, la realtà li ingigantisce nella fantasia, trasformandoli in incubi incontrollabili. Ecco come tornava il passato. Non con gli stessi personaggi, come nei romanzi, ma con altri nuovi che ci portano il ricordo di paure non cancellate. E questo era molto pericoloso. Non dovevo cercare di dimenticare il passato, ma anzi ricordarlo sempre tutto, così da tenerlo sotto controllo e farmene una forza contro i nuovi incontri che sicuramente mi aspettavano al varco. Ecco la strada giusta. Bisognava, come si studia la grammatica, la musica, studiare le emozioni che gli altri suscitano in noi. La verità è che quando trovi la donna giusta, l'uomo giusto, allora è da dover intendersi. Il corpo, uno strumento delicato è, più di una chitarra, e più lo studi e più l'accordi all'altro, più diventa perfetto il suono e forte il piacere. Sono comunque i vantaggi del viaggiare. Bisogna periodicamente allontanarsi da qualsiasi luogo dove la consuetudine ha ucciso l'obiettività. Succede così anche per le lingue. Quando sei costretti a parlarne un'altra per molti mesi, quando ritorni alla tua ti accorgi che la lontananza ti è servita per riscoprirla nella sua essenza più profonda. L'amore non è un miracolo, è un'arte, un mestiere, un esercizio della mente e dei sensi come un altro. Come suonare uno strumento, ballare, costruire un tavolo. Tu intendi dire il sesso, ma non è amore il sesso. L'amore e il sesso sono figli l'uno dell'altro. L'amore senza il sesso cos'è? Una venerazione di statue, di madonne. Il sesso senza l'amore che cos'è? Una battaglia di organi genitali e basta. Una cosa per volta, figlia. Così correndo a destra e a manca si perde il sapore della vita. Una buona tazza di caffè, il tabacco, la tua saliva. Piano, la voglio assaporare la tua bocca. Piano. Del 1974, però inizio con una citazione da Goliarda, dall'incipit originario dell'arte della gioia. Questo appunto è l'incipit che poi lei ha cancellato. È dall'1 gennaio del 1900 che sono sulla terra e poiché come tutti gli individui sani sono molto ambiziosa, mi decido a raccontarvi le mie avventure. E se poi avrò la fortuna che qualche ragazzo o ragazzina, leggendomi, si innamori di me, allungherò nell'invidio, nell'amore, ancora di qualche attimo la mia presenza su questo pianeta. Il 1974 è l'anno dei tre giorni della rivoluzione dei garofani in Portogallo, della fine della dittatura militare in Grecia e dell'inizio del regime di Pinochet in Cile. In Italia, dove si respira aria di guerra e di austerità a causa della crisi petrolifera e delle Brigate Rosse, è l'anno del referendum sul divorzio, in cui la vittoria dei divorzisti sembra scuotere il ruolo guida della Democrazia Cristiana. Goliarda, fedele alle tradizioni socialiste e libertarie della sua famiglia, è contenta delle novità che la circondano, ma non entusiasta. Non crede nei cambiamenti repentini. Sa che in politica, come in amore,
si fa presto a tornare alla sfiducia e che molto ancora ci vuole per rinnovare il sistema e la cultura che lo sostiene. E prevede che il terrore dell'avvento del comunismo in Italia finirà con rafforzare i cattolici più conservatori. Nel 1974 lei ha 50 anni e molta vita alle spalle. La carriera teatrale e l'ambiente del cinema in cui si era fatta le ossa negli anni 50 e 60 sembrano lontanissimi. Gli amori degli ultimi tempi sono svaniti e Citto Maselli, il suo ex compagno e l'unico a mandarlo ogni tanto aiuti economici, è molto preso dal suo lavoro di regista, consigliere direttivo della Biennale di Venezia e responsabile culturale del Partito Comunista. Le amiche di una volta sono lontane, partite, sposate, indaffarate o impegnate in collettivi politici. Tranne Piluppa Di Gali, che va a trovarlo ogni pomeriggio per ascoltare come procede l'avventura di Modesta, Gogliarda è sola e povera. Ha venduto un'antica cassapanca di sua madre, i quadri della pittrice, amica e sorella di Citto, di Tina Maselli, e non sa più cosa vendersi per pagarsi l'affitto, il cibo e le sigarette. Ma sta bene e le piace questo tempo ricco, poetico e pieno di meraviglie che trascorre rannicchiata tra il muro e il letto, appoggiandosi i fogli sopra le ginocchia, oppure seduta per terra a un tavolino basso. Un caffè dopo l'altro, una sigaretta dopo l'altra, un rigo dopo l'altro, si inventa una rivoluzione tutta sua, imbrettandosi le mani per raccontare la famosità delle emozioni umane. Sta così bene che se potesse ritornerebbe indietro per riprendersi attimo per attimo i 20 anni perduti a stare dalla parte dei guardiani del campo, come aveva scritto in lettera aperta. Quei soldi erano il prezzo che paga la società per prepararci a passare dalla parte dei guardiani del campo. Entrai nel compromesso, mi rattrappì nel selvaggio di avere successo ai loro occhi, nei loro occhi di piacere, rattrappita, credevo alla loro serietà e alla mia, e per 20 anni rimasi anchilosata a servirli, a dire parole ambigue, a far finta di non avere paura e a non dormire la notte per la paura dei loro atti. Lotta di 20 anni tra questo bambino che lottava contro quel grande conformista nelle mie vene, riducendomi in un'agonia che mi invadeva piano piano le gambe, le mani, i pensieri, spingendomi fino alla morte vera in quella clinica dove mi risvegliai cadavere con quei due dentro di me che ancora lottavano e non riuscivano a mettersi d'accordo. Da lettera aperta. Soltanto un altro brano per arrivare alla celebrazione. La scrittura aiuta Gogliarda a vedere, non a sedare la lotta dentro di lei. Nel 1974 ha appena solcato la soglia d'oro dei 50 anni, epoca forte, calunniata dai poeti e dall'anagrafe. Non ha più voglia di sentire ancora quei due lottare dentro di lei, né di cercare il bandolo della sua vita aggrovigliata. Non si permetterebbe mai più il lusso di tentare ancora una volta il suicidio. Meglio godersi la ricchezza delle oasi serene dell'essere con se stessi soli, lasciarsi andare a ciò che di buono la vita offre, nutrendosi di emozioni contrastanti e garbugli sentimentali. A 50 anni, tempo di bilancio e di raccolta, può finalmente concedersi di essere felice e di giocare con la terra e con il mio corpo, come aveva dichiarato in lettera aperta, congedandosi ma non per sempre dai propri lettori. Non per sempre, nonostante continui a ripetersi di aver preso le distanze dall'idealismo esasperato e dal senso del dovere inculcatole da sua madre, non riesce a mollare la convinzione di avere una missione da compiere con la sua scrittura. Come altro definire la dedizione assoluta cui si abbandona per quasi 10 anni di vita, fino a ridursi in miseria per scrivere L'arte della gioia. Scrivere un romanzo come questo non è forse il modo da lei trovato per potersi raccontare e dire di non avere vissuto in vano? Provando l'incipit per L'arte della gioia scrive: mi sono decisa a raccontarvi le mie avventure solo perché sono stata e sono una donna molto felice e con la speranza che qualche giovane ragazza che vorrà riandare con me o dare uno sguardo al mio passato se ne possa avvantaggiare, avere qualche vantaggio per il suo futuro. Anche questo è tratto dal manoscritto dell'Arte della Gioia, non è...
Non sapevo che il buio non è nero, che il giorno non è bianco, che la luce acceca e il fermarsi è correre ancora di più. Quante volte richiuso l'uscio alle mie spalle, rigirata la chiave una, due volte, ho aspettato la fronte sul legno della tua assenza. Ti ha toccata l'ombra, ti ha rubato le felpe. Ci vorrà tutta un'estate per farle tornare. Ma tu, allora neghi la sostanza immateriale dell'amore, neghi la sua spontaneità e il fatto che più nasce spontaneo, più autentico, puro, miracoloso. Ma Carlo, anche tu come tuoi compagni a Catania, l'ascetismo del popolo russo, la sacralità della classe operaia, il martirologio del proletariato, la natura come Dio, l'artista come Dio, com'è possibile? Che c'entra tutto questo? C'entra invece, perché fra i tuoi compagni ho trovato soltanto macelata aspirazione alla santità e vocazione al martirio, o la ferocia del dogma per nascondere la paura della ricerca, della sperimentazione, della scoperta, della fluidità della vita. Se lo vuoi sapere, non ho trovato nulla che assomigliasse alla libertà del materialismo e sono fuggita via, sì, perché non avevo intenzione di cadere in un tranello, forse peggiore della chiesa alla quale sono sfuggita. Ma Modesta, ti rendi conto? Tu neghi il sacrificio e l'abnegazione di chi lotta per la causa del proletariato, per una società migliore senza differenze di classe, senza lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, senza... Io non nego nessuna lotta, critico l'atteggiamento del pensiero che è troppo poco differente da quello del vecchio mondo che voi volete combattere. Pensando come pensate voi, nella migliore delle ipotesi si costruirà una società che sarà una copia, per giunta scadente, della vecchia società cristiana e borghese. Allora, siamo rimaste poche ma buone, pochi ma buoni, e io ringrazio Paola Pace per aver costruito questa serata insieme a noi e ringrazio Raffaella Ramide per averci accompagnato con la sua musica, e grazie a tutte le persone che hanno condiviso con noi Goliarda. E possiamo spegnere il faro.